La GS Arzerello fa pallavolo da un quarto di secolo. Fondato nel lontano 1987, il club padovano di Piove di Sacco è andato sviluppandosi negli anni e oggi conta 7 squadre femminili, dal mini volley alla seconda divisione, a cui si aggiunge l'under 12 maschile. Con 125 atleti tesserati, 6 allenatori e una ventina di dirigenti. La società si contraddistingue per l'attenzione alla crescita dei giovani e per il forte spirito di squadra che accomuna tutte le atlete. La stagione sportiva 2011-2012 sta regalando soddisfazioni, infatti, oltre alla seconda divisione che lotta per la promozione, anche le ragazze della terza divisione procedono bene, essendo terze in classifica a 4 punti dalla prima. Per quanto riguarda l'under 18, sono tutte ragazzine molto giovani, quindi 14-16 anni. L'obiettivo mio è quello di farle crescere, punto. Non mi interessano per adesso i risultati, mi interessa solo che abbiano una crescita sportiva e di amalgama del gruppo. Per quanto riguarda la terza divisione, gli obiettivi e quelli che vengono. Noi giochiamo per costruire un bel gioco. Dopo i risultati, se vengono, tanto meglio. Però l'importante è che le ragazze abbiano una crescita. C'è già stata, diciamo, una bella crescita da parte di tutto l'organico. La squadra è molto ben affiatata, siamo partite con abbastanza bene, ma con qualche partita persa. Nel campionato di ritorno speriamo di fare meglio, qualche infortunio che rimedieremo a breve. Ci divertiamo, è quello l'importante. Noi della terza divisione abbiamo potuto sviluppare un buon spirito di squadra proprio perché giochiamo insieme da molti anni, ci conosciamo bene e quindi sicuramente non stiamo forse brillando con risultati perché non siamo prima in classifica, ma puntiamo a fare sempre meglio e puntiamo ad avere come punto di forza proprio il senso di squadra, il divertimento in campo e la voglia di vincere che insomma regna sovrana, e al di là di una leadership individuale, perché penso che le squadre che hanno un grande fenomeno non vadano da nessuna parte. La proficua sinergia con il comune di Piove di Sacco è un importante alleato della società, così come il prezioso sostegno degli sponsor. Una delle attività principali della società allo sport è proprio quella di sostenere l'attività sportiva delle associazioni locali. Come lo facciamo? Con la concessione di contributi, con la tariffa agevolata da parte delle palestre, con servizi di medicina sportiva grazie alle associazioni locali e anche con la consulta dello sport, che da quest'anno ha lo scopo di andare a trovare nuovi fondi, nuovo sostentamento per aiutare le associazioni nell'attività quotidiana sportiva per gli under 16, ma anche per quelli più grandi. Noi crediamo in questa società sportiva perché hanno un futuro, impegniamo in questa da 5 anni e speriamo che fanno squadra, che hanno un futuro sempre migliore, e crediamo nell'organizzazione sportiva perché sono dei bravi ragazzi che si impegnano per progredire, per avere sempre maggiori successi. La squadra di punta del GS Arzerello è la seconda divisione. Le atlete guidate da Thomas Conte stanno disputando un ottimo campionato. Prima in classifica insieme al Prearo Costruzioni di Codevigo, la principale rivale per la promozione. Molto importante, se non decisivo per l'esito finale, è l'imminente confronto diretto con le biancazzurre impegnate in trasferta a Codevigo. In base al lavoro che stiamo facendo in palestra, posso ritenermi soddisfatto del rendimento della squadra, anche se bisogna sottolineare che ci adattiamo un po' troppo alle squadre che andiamo ad affrontare. Fortuna sta che con le squadre un po' più forti il nostro rendimento migliora anche a livello di concentrazione. L'Arzerello è una squadra molto unita, come insomma si sa, e il nostro punto di forza è sicuramente la parte in campo, nella difesa e nella battuta, e anche l'attacco è un attacco molto forte. Sicuramente quello che vince è naturalmente lo stato d'animo e la grinta in campo che diciamo ci ha permesso di aprire una stagione e di continuarla nel migliore dei modi. Naturalmente il nostro desiderio, come si sa per qualunque squadra, è di arrivare in una buona posizione e possibilmente anche di fare un buon risultato. Naturalmente le possibilità ci sono tutte e speriamo che la buona sorte sia con noi, insomma. Quella col Codevigo è indubbiamente una bella sfida, siamo due squadre di alto livello, tutte e due complete come squadre, sia in fase di ricezione che in fase di attacco.
non posso sbilanciarmi se ce la avremo la meglio noi o loro. L'unica cosa che posso dire è che noi lotteremo fino alla fine per, non dico la promozione, però per vincere il maggior numero di partite possibili. La società Pallavolo Argerello è soddisfatta di come stanno andando i campionati, perché tutte le squadre stanno avendo buoni risultati e per noi già un buon risultato è che vediamo un'armonia, tranquillità e volti sorridenti, e questo vuol dire che va tutto bene. Se ci saranno dei risultati a fine campionato vorrà dire che festeggeremo tutti assieme. E mi preme ringraziare gli sponsor e un grazie particolare ai nostri dirigenti, segnapunti, dirigenti addetti all'arbitro. Spero in un aiuto proficuo dal comune, speriamo che ci dia una mano, perché è importante che il comune capisca quello che stiamo facendo. Dopo 4 stagioni in seconda divisione, quest'anno le ragazze hanno tutte le carte in regola per realizzare il loro sogno. In bocca al lupo, Arzerello!